Sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile di Cosenza dopo un inseguimento con 2 chili di cocaina purissima, Paolo Panzanaro e Cosimo Antonio Drazza, entrambi pugliesi. I due viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris quando hanno incrociato e forzato un posto di blocco della polizia allestito nel comune di Spezzano Terme. Anziché fermarsi però, i due salentini hanno dato gas all'acceleratore, ingaggiando con le pattuglie un inseguimento. I poliziotti sono riusciti a fermare l'auto dopo alcuni minuti, bloccandoli nei pressi dello svincolo autostradale di Montalto Ufugo. E così è scattata la perquisizione che ha presto svelato il motivo della loro fuga. Nel vano motore dell'auto, infatti, sono stati trovati i 2 chili di cocaina. Allertati i colleghi leccesi, è scattata la perquisizione nelle abitazioni e in una masseria dei due uomini. Durante il controllo sono spuntate le armi, tra le quali una carabina calibro 22 con cannocchiale di precisione, pistole semiautomatiche ed un revolver, oltre a centinaia di cartucce e munizioni, trovati anche altri 2 chili di droga nascosti all'interno di un contatore dell'Enel.